Grazie Michele, e grazie soprattutto anche a Marco che così mi ha tolto dal peso di dover spiegare cos'è un coworking e anche far capire un po' le varie differenze che ci sono fra coworking, incubatori, parchi scientifici e tecnologici. Quello che vi racconto oggi è un'esperienza un po' diversa da quello che insomma, vi ha raccontato sia Michele che Marco, perché noi siamo un po' un ibrido attualmente fra un coworking e un incubatore e siamo anche un soggetto un po' particolare perché selezioniamo l'ingresso sulla base valoriale e tematica, insomma, i soggetti che ospitiamo e con cui collaboriamo. Per farvi capire un po' qual è la nostra specificità, è utile fare forse un passo indietro e spiegarvi cos'è la società, che cos'è Avanzi e che cos'è insomma questa società per cui io lavoro da 3 anni. Però Avanzi è una società che opera dal 1997 ed è nata facendo ricerca e consulenza nel campo delle politiche per la sostenibilità. Quindi se ci pensate, insomma, è una cosa un po' strana perché abbiamo cominciato facendo ricerche per la Commissione europea piuttosto che progetti con enti locali, pianificazione strategica e insomma, negli ultimi anni la parte preponderante di Avanzi si occupa di fare consulenza a imprese profit e adesso anche a organizzazioni non profit per migliorare le loro performance ambientali e sociali. Quindi, la nostra missione è sempre stata quella di favorire il cambiamento in ottica di sostenibilità. Tradizionalmente abbiamo fatto sempre quindi lavoro di ricerca, ci consideriamo un think tank per quanto privato, in collaborazione con varie università e con consorzi tipo il CONAI piuttosto che organizzazioni datoriali, e attività di consulenza ad imprese profit, non profit e a pubbliche amministrazioni. Oggi io vi parlo invece di quegli ultimi due quadrati che non si vedono tanto qui in basso, ovvero la gestione dello spazio di coworking e l'attività di incubazione per le start-up. Perché insomma oggi siamo un mix di tutte queste cose, siamo un'azienda particolare che fa attività di consulenza in mercati che in Italia non si possono dire che sono molto sviluppati, ma per fortuna agganciandosi all'attività di ricerca a livello europeo qualcosa si riesce a fare. Siamo uno spazio dove si condividono delle esperienze con realtà simili a noi, siamo un catalizzatore di relazioni e siamo un acceleratore di impresa molto particolare, perché ci concentriamo su imprese a finalità sociale, imprese che definiamo ad alto valore ambientale e sociale. Lo spazio in cui siamo da ormai poco più di un anno, che è stato inaugurato ufficialmente il giugno dell'anno scorso, è un. Se riesco a farvi vedere qualche foto, è un ufficio di 700 metri quadri che si trova a Milano vicino al Politecnico, quindi area Città Studi. E siamo stati molto fortunati perché era stata la prima sede della Brionvega, fabbrica che insomma, produceva componentistiche elettroniche, radio, video. E poi insomma, per alcuni anni è stata utilizzata da un'impresa di costruzione e poi è rimasta sfitta. Siamo praticamente a 10 minuti dal centro di Milano. Dovevamo cambiare ufficio, questa è un po' la nostra storia. Abbiamo trovato questo spazio, ce ne siamo innamorati, non potevamo prenderlo da soli e quindi abbiamo detto proviamo a immaginare un modo per poter condividere questo spazio con altri soggetti e farne un luogo virtuoso, utile anche alla città, in qualche modo. Per cui, insomma, da quando abbiamo poi aperto insomma, questo ufficio e l'abbiamo deciso di condividere con altri soggetti, abbiamo invitato altre organizzazioni con cui collaboravamo, abbiamo chiesto a soggetti con cui vicini alle nostre reti corte se volevano provare a iniziare questa avventura con noi e all'inizio siamo entrati in 4-5 organizzazioni. Adesso, un anno dopo, lo spazio si è saturato. Ci sono, oltre a noi che siamo una decina di persone, ci sono 16 piccole imprese. Sono imprese che sono
piccole perché sono di 2-5 persone come dimensione e giovani perché a parte noi e un'altra cooperativa che si occupa di processi di partecipazione, sono tutte imprese che hanno tra 0 e 3 anni di anzianità imprenditoriale. Ci sono poi due liberi professionisti che sono un po' un'eccezione per quello che consideriamo il nostro modello. Sono imprese tendenzialmente attive nel settore dei servizi, ricerca, consulenza, progettazione, comunicazione. E sono tendenzialmente SRL, questo per darvi un'idea del tipo di soggetti con cui insomma, stiamo lavorando. E a differenza insomma, di quello che accade nel coworking, quello che o in soggetti come The Hub, se conoscete, che è un'altra delle realtà molto attive su questo fronte, abbiamo scelto di prendere dentro persone che stessero in maniera stanziale in ufficio da noi, per cui c'è sì questa mobilità e questa nomadicità. Però quello che facciamo quando affittiamo uno spazio o una scrivania è dire, insomma, facciamo contratti di un anno per garantire che si possano creare poi insomma, momenti di collaborazione e di scambio e che stando insomma, gomito a gomito con queste persone si possano creare anche delle relazioni forti. Quello che è successo è che, come vi ho detto, prima abbiamo fatto una call informale. Per avere soggetti amici con cui entrare. Abbiamo privilegiato delle competenze complementari alle nostre, perché noi tendenzialmente fino a un anno e mezzo fa il risultato dei nostri lavori era carta, report bellissimi di consulenza che consegnavamo sulle scrivanie dei nostri committenti, per cui abbiamo portato dentro architetti, designer, un'azienda che si occupa di domotica e ricercatori attivi su fronti a noi complementari. E poi negli ultimi mesi abbiamo invece cominciato a portare dentro soggetti che lavorano su temi a noi cari, ovvero l'innovazione sociale e l'innovazione per la sostenibilità. Per entrare, insomma, non è che ci vuole nessuna setta, cioè non è una setta satanica per cui basta un colloquio, cerchiamo di capire, insomma, se ci sono se c'è la voglia di lavorare in un ambiente condiviso, perché ora, non so quanti di voi hanno familiarità con questi ambienti, però rispetto al nostro ufficio vecchio, che era il classico ufficio vecchio già chiuso con le nostre chiavi e tutto, quando poi ti metti in un ufficio aperto, devi comunque negoziare un po' la tua libertà, perché sono spazi aperti, la gente traffica, oltre ai tuoi clienti e ai tuoi partner, devono poter venire anche i clienti e i partner dei soggetti con cui condividi l'ufficio. Poi ci sono le sale riunioni in cui spesso si occupano eventi, quindi devi essere un pochettino più pronto alla variabilità. E non era, insomma, una cosa scontata per noi fare questo passaggio. Che cosa offriamo ai soggetti che stanno da noi? Cose molto base, insomma, la postazione per ufficio, la scrivania con il desk, le pulizie, la connettività, l'utilizzo delle sale riunioni, una segreteria nel senso che insomma, le persone possono dire, hanno un recapito lì e quindi ricevono la posta, le telefonate e quant'altro. Un supporto ai servizi di base, per esempio commercialista, consulente del lavoro, però abbiamo visto che non sono neanche insomma, non sono cose molto richieste perché le persone poi si organizzano da sé, per fortuna. Però quello che offriamo è, crediamo, insomma, un ambiente protetto e fertile degli stimoli intellettuali di collaborazione, perché insomma, abbiamo visto che stare dentro questa realtà ti permette di vivere in un ambiente diverso dove si creano delle connessioni in maniera del tutto naturale e spontanea e soggetti che fino a una settimana prima neanche si conoscevano. La settimana dopo finiscono a fare dei progetti, insomma, dei progetti assieme, a partecipare a dei bandi. Accanto a questa cosa qua, ci è venuto in mente di provare a dire, mettiamo in piedi un'impresa che aiuti delle nuove imprese a nascere. Ora, per cui abbiamo fondato questa società che si chiama MakerCube, che è una joint venture tra Avanzi e un'associazione che si chiama MakerChange, che si occupa di promuovere social business in Italia. Con l'idea di insomma, selezionare, insomma, aiutare imprese ad alto valore sociale ed ambientale a nascere. Vado un po' veloce perché voglio insomma, lasciare soprattutto lo spazio alle altre esperienze e alle altre domande perché insomma, è bello poi confrontarsi in queste esperienze. Vi dico solo che
Quando abbiamo costituito questa società, ci siamo chiesti come strutturarla per far sì che fosse la società stessa in grado di veicolare un messaggio di quello che vogliamo promuovere, ovvero che cos'è questa impresa a finalità sociale. Per cui già abbiamo fatto un SRL, però li abbiamo messo nello statuto abbiamo inserito delle particolari disposizioni che la rendono quella che noi chiamiamo adesso una low profit, che è un po' una bestia strana in Italia perché se conoscete la legislazione italiana, fra il mondo profit e il mondo no profit esiste solo l'impresa sociale che non è una forma giuridica e che ti vincola alla distribuzione degli utili. Quindi è una cosa che è nata un po' male e non è neanche utilizzata in questo momento. Noi ci siamo ispirati a delle esperienze inglesi e americane di forme giuridiche, per cui abbiamo messo in statuto il fatto che la missione principale dell'azienda è avere un impatto sociale e un impatto ambientale positivo. Abbiamo messo un cap alla remunerazione del capitale investito e abbiamo messo anche un divario calmierato tra la retribuzione più alta e la retribuzione più bassa, 1 a 5. E pensiamo che questa cosa per il tipo di azienda che siamo noi possa andare bene. Chiaramente se fosse un'impresa industriale ci sarebbe tutta un'altra ratio. E che cosa facciamo? Quattro tipi di cose. Cerchiamo, insomma, organizziamo dei piccoli seminari in cui aiutiamo la singola startup a capire meglio qual è il suo business model. Per soggetti un po' più maturi, organizziamo dei percorsi di incubazione one-to-one che sono più strutturati e ti consentono di passare, insomma, dalla definizione del business model, alla redazione del business plan, fino alla strutturazione delle partnership, alla costituzione dell'impresa e quant'altro. E poi l'ultimo servizio, Make a Few B2B, è una cosa un po' strana che è partita e sta funzionando molto. Aiutiamo delle grandi aziende profit, delle pubbliche amministrazioni, a dare vita a imprese a finalità sociale che si occupino di alcuni pezzi particolari della loro catena del valore. Ultima cosa che stiamo cercando di fare della sfida insomma, di quest'anno e dell'anno prossimo è provare a insomma, organizzare dei cicli di incubazione compatta ad alta densità dove insomma, poter assistere almeno una decina di start-up contemporaneamente per un periodo di 3-4 mesi e riuscire a far sì che oltre al nostro lavoro il valore aggiunto venga dato dall'interazione tra queste 10 start-up che per un periodo molto corto di tempo lavorano assieme e devono essere in grado di insomma, arrivare a un grado di maturazione tale da essere finanziabili. Quello che abbiamo imparato da questo anno di esperienza è che lavoriamo all'interno di una filiera di innovazione che è molto variegata, nel senso ci sono i posti come il coworking, ci sono i posti come The Hub, ci sono gli incubatori più tradizionali, ci sono i parchi scientifici e tecnologici e ci sono soggetti un po' strani come noi o come Talent Garden a Brescia o The Collective a Verona che è appena aperto. Sono posti dove si percepisce che qualcosa sta succedendo, forse non è facile definirlo. Stiamo cercando tutti di capire su quali servizi specializzarci e come coordinarci tra noi, perché questa sarà la chiave del successo. Insomma, penso di poterlo dire, organizzazioni radicate sul territorio, ognuna con le proprie competenze. Se non riusciamo a metterci in rete, falliamo. Per cui, insomma, bisogna capire su cosa ognuno di noi è rispettivamente più forte e cosa può condividere con gli altri. Niente, dai, finisco qui perché così. No, vabbè, nel senso, questa è la cosa un po' più importante che credo che dobbiamo capire come mettere a sistema. Grazie Davide.